Salve a tutti e bentornati sul mio canale, io sono Raffaella Sims ed eccoci qua in un nuovo video, ragazzi. Oggi si va a recensire molto velocemente, perché è un kit, il kit cameretta fiabesca. Ed essendo che è una cosa che ha veramente pochi oggetti, poche novità, andiamo a fare una modalità molto più spartana di video, molto meno organizzata, un po' più un po' più casalinga, con pochi fronzoli. Allora, aperto il gioco, la schermata che ci viene presentata è questa. Insomma, ci viene presentato il kit cameretta fiabesca, un tocco fantasioso ispirata alle favole classiche e all'eleganza del passato. Questa collezione include giocattoli di squisita fattura, gradevoli carte da parati, una giostrina sospesa da sogno e una casa delle bambole che riproduce la storica dimora di un'antica e illustre famiglia. Un patrimonio di eleganza. Alleva il tuo frugoletto tra arredi ricercati che includono scaffali e un fasciatoio. Alcuni articoli come il box chiuso e il raffinato lampadario sono stati tramandati per generazioni. Allora, questa è insomma un po' la descrizione che ci viene data, ragazzuoli. E allora, io ho comprato questo kit e per il momento vi porto questo. E è uscito anche il kit, diciamo, per arredare le stanze dei nostri artisti, ma sinceramente io trovo più interessante questo, quindi per il momento, visto che non ho i soldi che mi escono così dal nulla, ho comprato questo e vi porto questo. Sinceramente questo lo trovavo più interessante, quindi ha la priorità sicuramente. Allora, eccoci qua nella modalità compra e costruisci, e dalle nostre stelline sbrulluccicose che vediamo qua sotto, ecco tutto quello che viene aggiunto. Allora, come diciamo preview, ci viene mostrato tutto total black, ma ovviamente, come si vede anche dalle immagini, abbiamo tanti colori, non dobbiamo fare per forza una cosa molto cuba. Partiamo con il primo oggetto, culla fiocchi fiabeschi. Vi ricordate che nel video in cui parlavamo delle novità e parlavamo i kit che sarebbero usciti, sembrava tanto un passeggino. Continuo a rimanere della mia idea, ovviamente, come dissi, più che altro che sembra una culla. Effettivamente non è un passeggino, è una culla, però ragazzi, è una culla, ma è un passeggino, dai, perché non ha le rotelle, però ha il manico qui e sembra proprio un passeggino. Secondo me sì. Secondo me quello che stiamo adesso noi osservando è veramente uno spoiler di come saranno i passeggini, perché troppo, sembra troppo un passeggino. Allora, ovviamente abbiamo più varianti di colore. Abbiamo questa nera, ma abbiamo anche delle cose con dei colori ovviamente fiabeschi, ma vedete, abbiamo anche delle tinte unite, bianco, rosa, più tranquille, serene e meno cupe. Ed è molto bello e sarà bello anche come culla. Andiamo avanti con box ancestrale. Eccolo qua. Giustamente a tema fiabesco, quindi è uno stile che devo dire mi piace molto. Oltretutto parla di oggetti antichi, tramandati in generazione, è molto bello. E questo box è veramente particolare, ve lo lascio guardare un po' nella sua interezza. Mi piace da morire, mi piace da morire. I colori sono esattamente gli stessi della culla. Il box è uguale alla culla, però insomma si diversifica dal fatto che abbia dei disegni diversi. Questo invece è un lettino per bebè, si chiama letto per bebè, sempre ancestrale. Anche questo molto carino. Se vogliamo fare delle famiglie un po', come dire, di alto livello sociale, il kit è perfetto, perché aggiunge questi mobili, queste cose molto molto raffinate. Allora, quindi questo è, diciamo, il reparto dormire
per i nostri cuccioli. Andiamo con una bellissima sedia a dondolo, che insomma è una bellissima aggiunta secondo me, le sedie a dondolo. E questa è una sedia a dondolo fiabesca. Si chiama sedia a dondolo Little Heaven. Wow! Stessi colori, stesse cose. Bella, molto bella. Sembra quasi un piccolo trono. Ci piace, ci piace, ci piace. Adesso sto mettendo praticamente tutto in tinta. Dopo la sedia a dondolo abbiamo comodino sontuoso. Vedere, vedere, vedere. Vabbè, è un comodino molto classico. Su questo non ci meravigliamo, ne abbiamo già tanti di comodini classici. Comunque questo è un comodino con sotto c'ha qualche cosa. Cosa c'ha? Andiamo a spiare. Ecco, da qua si capisce, c'è un pupazzo e delle cosine colorate, carino. Abbiamo uno scaffale da muro e giustamente, essendo una cosa a tema bambini, abbiamo le salviettine, che ne so, quelli forse saranno dei pannolini, insomma tutte cose per la stanza dei bambini. È molto bello anche questo, insomma. Allora, questo invece io trovo che sia una bellissima aggiunta, è un appendiabiti sontuoso, bello, secondo me sicuramente, adesso non siamo in modalità vivi, forse funzionerà anche come armadio, cioè se cliccate sopra forse potete anche cambiare i vestiti. Si presenta così, con in mezzo l'asta per appoggiare gli abiti, quindi sicuramente adesso proviamo, possiamo appoggiare gli abiti. Bello che c'è questa borsa, molto carina, appoggiata qua di fianco. Abbiamo un poggia borsa, poi ci sono dei pupazzi, delle scatole e dei vestiti piegati. Direi molto bello. Abbiamo una tenda, si chiama tenda sogni in grande. Eccola qua, tenda classicissima, sempre stessi colori. Poi abbiamo questo che io penso che sia veramente tanto bello. Praticamente è una giostria sospesa, si chiama Mondo dei Sogni. Ditemi se non è un amore. La mongolfiera e le nuvolette, secondo me, chissà se si muove, sarebbe bellissimo, non penso, eh. Se si muove sarebbe figo, figo, figo. Bellissima la mongolfiera, fa proprio molto stanzetta. Passiamo a questa cornice, io la trovo molto interessante. È bella, proprio bella da mettere nelle stanze, perché abbiamo una piccola foto del bambino, come dire, appena nato, e un po' più grande. Poi non vorrei dire, ma notate che il bambino piccolo ha il ciuccio, ragazzi. Questi sono tutti piccoli spoiler. Adesso il problema è, non è il nostro bambino. Cambiando colore, cambierà anche il bambino? Sì. È un po' un peccato, perché non avremo mai un bambino uguale a quello nella foto. Cioè, se era possibile mettere proprio la foto dei nostri bambini sarebbe stato meglio. Dovrà proprio essere somigliante al nostro per avere un senso, però lo trovo molto azzeccato come aggiunta. Passiamo a un'altra cosa. Porta pannolini essenziale, praticamente è la borsa delle mamme quando vanno in giro, c'è il biberon, la spazzola, le cose per pulire il bambino, in uno stile classico. Sì, ragazzi, io più guardo questo kit e più mi piace. Passiamo a un tappeto soffice Pisolini. Ma che bello, c'è i disegnini con gli animaletti, guardate questo con le scimmie. Dai, che bello. Abbiamo quindi le varianti classiche, ma vengono aggiunte queste con gli animali. Io non so se vi rendete conto di quanto carino è da mettere nelle stanze. Allora, questa è una cosa particolare. Tenda clown tastica, wow. Allora, nella preview delle immagini del kit si vede che viene messa al box. Poi secondo me potete metterla un po' dove vi pare, da abbellimento, insomma, per aggiungere come una tendina, una cosa per coprire i bambini, insomma. Cioè, guardate questa variante di colore, se non è bellissima. Dai.
E potete fare tutto con lo stesso colore, quindi fare delle stanzette proprio belle pensate. Adesso abbiamo una cosa veramente carina, paffuti, pelosetti di peluche, guardate! Io quando, scusate, però quando l'ho visti ho detto cos'è questa cosa bellissima, viene aggiunto un nuovo peluche a forma di criceto, tipo, ma è qualcosa di troppo carino, è tipo un criceto col papillon. Criceto, ma ecco, non è solo un criceto, abbiamo tutti gli animaletti, bene. Oh, no, vabbè. La bradipina col fiocchetto vince tutto, vince la mia vita proprio. Lo metterò ovunque, questo pupazzo, sappiatelo. È bellissimo perché avete tutto quello che volete, il procione, il gatto, il criceto, la puzzola, non lo so. Non emozioniamoci troppo, lampada da tavolo Mr. Gerbit. Cosa? Allora, abbiamo una lampada da tavolo con un lama. Beh, anche questa direi che merita, che bella, molto bella. Solite sfumature di colore. Una sorta di scatola dei giocattoli dei bambini, ma non credo attiva. La cosa che mi inquieta, che non riesco a capire, se è una falce o una bandierina, fa abbastanza paura, scura così. Un vagone con dentro i giocattoli, ma qualunque di qualunque colore voi mettiate, quella roba sembra tanto una falce, tipo del Tristo Mietitore, anche se è sicuramente una sorta di bandierina, dai, non voglio pensare sia una falce. Proseguiamo con un fasciatoio. I fasciatoi non sono mai abbastanza, ne trovo che siano ancora pochi. Bellissimo, mi piace molto questo stile classico. Giocattolino per i bambini, viene aggiunto, a parte il peluche, i tradizionalissimi blocchi, ma in questo caso abbiamo dei diversi disegni sui blocchi, ci sono sempre i numeri, ma vedete ci sono gli animali, il bradipo, c'è addirittura il flambob, c'è una navicella spaziale, c'è il bradipo, c'è il tendone da circo. Abbiamo anche, diciamo, la variante tradizionale senza i disegni ma solo con le lettere. Questo è proprio i blocchi più, diciamo, di un'altra epoca. Allora, palestrina per sempre i nostri lattanti. E questa è molto carina, è tutto molto carino in realtà, che si chiama tappetino da gioco morbido e elastico. Allora, si presenta i soliti giochini appesi per far giocare, abbiamo il lama, non so perché, non capisco molto il senso del riferimento all'alieno, alla navicella, non lo so. Che uscirà che qualcosa in futuro, perché voi non so se sapete, ma i nostri cari amici di The Sims negli oggetti mettono sempre qualche riferimento a qualcosa del futuro che potrebbe uscire, e il fatto che in una cosa fiabesca ci sia la navicella spaziale io non la capisco, che magari non uscirà qualcosa a tema, come dire, un po' spaziale o futuristico. Vi insinuo il germe, ovviamente sono tutte supposizioni perché io non so niente e non vedo nel futuro. Abbiamo quest'altro mobile, che in realtà questo è veramente una scatola dei giocattoli, scatola di giocattoli ancestrale. Questa veramente funziona, che i bambini potete mettere i giocattoli dentro. Soliti colori, ma non mi emoziono troppo. Passiamo a qualcosa di molto più emozionante. Abbiamo casa delle bambole, villa Ofelia, piccola, spero di aver detto bene Ofelia, non so come si pronunci, penso più Ofelia. Sembra la casa della famiglia Adams, non so se ve ne rendete conto. Effettivamente è molto a tema questo kit, sono usati i colori cupi, è molto a tema vita e morte, si richiama molto quello che andremo a vivere più avanti nel futuro, ovvero il 31 ottobre, perché c'è la casa che è palesemente quella della famiglia Adams, c'è addirittura un piccolo cimitero. Lampadario super fragilistico, guardate, comunque ha il suo perché, mi piace e non mi piace, però ha senso. Vediamo un po' le varianti di colore. Ah, mi sono dimenticata di farvi vedere le varianti di colore della casetta, adesso andiamo a vederle, ma comunque più o meno sono sempre le stesse varianti.
e quindi anche la casa sarà uguale, ce n'è anche qualcuna di meno. Bellissima questa rosa, quasi sembra la casa di Barbie, e anche questa con i mattoni rossi. Libreria Ora delle Favole. Oh, questa è una cosa bella, perché è una libreria chiusa, stile vetrinetta. Guardate, di solito noi abbiamo sempre le solite trite e ritrite, giustamente, le librerie aperte. Questa è una libreria chiusa, cambiano anche i colori dei libri dentro. Ci piace. Vestitini da boutique, potremmo dire così, di via principale 330. Sono dei vestiti, ma non me li fa vedere. Ecco, forse qua, ecco. Ecco, così vi posso far vedere che qua si appoggiano i vestiti. Sono dei vestiti da bambini. E io vi dico che non c'erano prima le tutine che si potevano... Cioè, io non ci ho fatto caso. Mi sembra che non c'erano le... C'erano i vestiti da grandi che si potevano appoggiare. Ma le tutine per i bambini non c'erano. Quindi finalmente, ragazzi, finalmente possiamo anche esporre così all'aperto i vestitini per i bambini. Li vedete, la tutina intera, i pantaloncini. Sicuramente ci saranno cose che ci parleranno dei bambini e della nascita. Quindi secondo me in vita e morte verranno aggiunti i passeggini e poi tanti oggetti, tante cose per i nuovi nati. Pochi oggetti, ma molto belli, ci piacciono, a me piacciono, potete scegliere un po' di colori, fare gli arredamenti che volete. Questo è tutto quello che viene aggiunto nel kit cameretta fiabesca. Volete la mia opinione? Approvato. Fatemi sapere se anche voi avete acquistato questo kit, se lo acquisterete. Ma siamo arrivati alla fine di questo video, io vi ringrazio per essere stati con me fino a questo punto, vi invito ad iscrivervi se non siete iscritti, attivare la campanellina e commentare questi video perché mi fa un sacco piacere, vi ringrazio ancora per essere stati con me e quindi io direi ciao simmini!